Ciao a tutti, eccoci in diretta, Magia, Stregoneria, Paganesimo, come tutti i giovedì, dalle ore 15 alle ore 16.30, dalle ore 19 alle ore 20. Ricordo appunto che la radio, grazie anche ad Alessandro, intendo questa trasmissione di Paganesimo, va in diretta appunto su internet grazie al lavoro di Alessandro. Se voi appunto andate su Showcast trovate appunto la trasmissione trasmessa in diretta, perciò per chi non riesce ad ascoltarla tramite istituti Radio Gamma 5 ha questo canale di Radio Pagana che la fa ascoltare in tutto quanto il mondo. E ringraziamo appunto sia Franco per l'archivio, si trova all'indirizzo www.federazionepagana.com/radiopagana, sia per Alessandro che fa questo lavoro di diretta. Ricordo che questa sera alle ore 21, Monte Grotto Terme, Pub Involco in via Aureliana, c'è il MUT mensile dei pagani di Vicca del Veneto. È un ritrovo in un locale pubblico, ci si incontra, si discute, ci si conosce, ci si scambia idee, si va a ruota libera, non c'è un tema della serata, non c'è un filo conduttore, si parla di tutto quello che fa paganesimo, di tutto quello che fa Vicca. E anche la possibilità appunto di incontrare persone diverse, proprio perché i MUT per la loro caratteristica sono sempre fissati un certo giorno del mese. Ce ne sono ormai a decine in tutta Italia e moltissimi a livello mondiale, e una persona che si sposta, va in qualche luogo, in qualche città, sa che in quel giorno, in quel posto, può incontrare altri pagani senza dover fare faticose ricerche. È appunto anche una dimostrazione di una conquista territoriale che è importante. Conquista territoriale non perché si deve qualcuno da convertire, o si deve fare una chiesa, o si deve fare una messa, ma perché quello che è fondamentale è l'incontro con le persone, lo scambio delle idee, la conoscenza diretta. È una forma, chiamiamola, di contropotere, in quanto di fronte a un sacerdote che nel monoteismo ha sempre il dominio sui suoi fedeli e sui sottomessi, qui sono le persone che liberamente si aggregano, si incontrano. Una caratteristica che i tempi contemporanei si danno e che costringe anche chi conduce questa trasmissione, sia Claudio sia il sottoscritto, a dovere dedicare tempo, interesse e l'analisi appunto della ferocia con cui tutti i monoteismi sono presenti nella nostra società, nella nostra cultura, nelle nostre comunità. Sappiamo che quando il monoteismo si presenta in tutte quante le sue facce, in tutte le sue varianti, rappresenta l'alterazione di equilibri secolari, di equilibri millenari. Le comunità, tutte le comunità, tutte le civiltà, prima del monoteismo, hanno avuto sempre una possibilità di trovare al loro interno le energie, le forze e le persone. Perché le persone sapevano che avevano di fronte a sé non dei peccatori, non degli infedeli, ma persone che avevano dei diritti, che avevano delle idee, che avevano una storia. Si sapeva che tutti quanti si poteva partecipare a questa comunità. Alcune comunità hanno fatto fatica a organizzarsi, altre comunità hanno avuto problemi non enormi di scontri con altre comunità, però ognuno sapeva che era importante il cercare di organizzarsi. Invece cosa assistiamo purtroppo da 2000 anni dopo che un criminale inventato come Gesù Cristo ha defecato sull'umanità, perché in un certo senso le parole che il cosiddetto buon Gesù usa sono sempre una limitazione, una denigrazione, un qualcosa che va contro i sentimenti di solidarietà. Se voi pensate che c'è uno delle tanti racconti sul cosiddetto libro sacro di questa regione monoteistica, che è la Bibbia, che parla del buon samaritano che aiuta gli altri. Bene, se anche noi andassimo ad analizzare nel dettaglio questo piccolo racconto che ci viene propugnato come un elemento positivo, come un elemento significativo, in realtà vediamo che anche in questo caso il cattivo Gesù si è impegnato per cercare di togliere significato e importanza all'evento. Il fatto stesso che dica che quel gesto di umanità, di comprensione, di solidarietà venga portato avanti, scusate ma qua ci sono tutta una serie. Sei pronto? Pronto? Sei pronto? Pronto? Parla pure. Pronto? Non sento bene, non sento niente. Ma niente. Purtroppo abbiamo problemi con le linee telefoniche, vabbè. Allora, qua c'erano due telefoni che suonavano, vabbè. I nomi sono 049 700 700 049 700 838. Allora,
dicevo, cosa succede? Già il fatto stesso che vada a designare la persona come il buon samaritano, cioè gli dà una collocazione geografica, significa chiaramente una cosa, che si rende conto che prima del suo messaggio, prima della sua presenza, prima di quello che lui afferma, esisteva un rapporto di solidarietà. Ma non lo va a legare, dice, se una persona, un individuo, un tipo. No, lo lega chiaramente a un connotato geografico della Samaria. Perciò dice, esisteva una cultura prima della mia, scusate, ma ho il telefonino. Era appunto, scusate, ma era una cosa importante. Però dicevamo, già il fatto che lui utilizzi il termine ben significativo di dare una collocazione della provenienza della persona vuol dire che esistevano delle prima di lui, prima del suo messaggio criminale, persone, perché legate a una comunità, a un luogo, a una cultura, capace di avere dei sentimenti di umanità. E difatti, parlando del buon samaritano, il cattivo e malvagio Gesù non dice che questo compie un atto di solidarietà perché ha sentito il messaggio cristiano, perché ha sentito la predicazione, perché glielo ha ordinato Dio. Dice chiaramente che questa persona, prima della sua predicazione, vede un qualcuno in difficoltà, interviene e lo aiuta. Lo aiuta perché percepisce che questa persona ha qualcosa di cui ha bisogno di essere sostenuta. Poi dice che loro, i cristiani, devono amarlo perché lui ordina, perché dalla direttiva. Non dice no perché voi siete capaci di elaborare questo sentimento con la cultura. Voi dovete amare gli altri perché ve lo dico io, perché il Padre mio ve lo ordina. Cioè, lui dice chiaramente, io vi privo anche della capacità, della volontà, della possibilità che voi scegliate di fare la cosa più ovvia e più scontata, che è la solidarietà umana. E di conseguenza questo appunto paragrafo del buon samaritano che vi viene raccontato, con cui si dice che Gesù parla bene della solidarietà, è l'ulteriore dimostrazione che Gesù voglia togliere agli uomini, alle comunità, la capacità di elaborare un sentimento, un comportamento di solidarietà. Dice, voi potete fare qualcosa, voi potete fare qualcos'altro, soltanto perché io ve lo ordino, perché io ve lo propongo, io ve lo prospetto, perché io desidero così. Voi non contate niente. E anche questo appunto è sempre un attacco, una demolizione di una cultura. Ma questa demolizione della cultura, passata appunto nel racconto del buon samaritano, è una cosa che avviene anche adesso, anche in questo momento. E difatti esistono paesi in cui il buon Gesù va e compie le sue malvagità, le sue cattiverie, la sua ferocia. Ed è l'India, fra i tanti paesi contemporanei. Allora, la Repubblica di lunedì 9 luglio parla appunto di queste tappe, dice India, cristiani nel mirino e guerra alle conversioni. In realtà i cristiani non sono nel mirino perché sono cristiani, perché dice giustamente la Repubblica pagina 11, i missionari sono accusati di usare le opere sociali come copertura. Poi attribuisce il comportamento di reazione legittimo, dovuto e doveroso e anche intelligente degli induisti al fatto di che temo di diventare una minoranza. Ma questo non è neanche un problema. Dice sempre l'articolo della Repubblica, i missionari cristiani, ha dichiarato Rajan Singh, usano come copertura le loro opere sociali convertendo i poveri di tutta l'India. Le conversioni sono il pericolo più grande per la nostra società. E questo è vero, perché i missionari non vanno vedendo negli altri, nell'altro, un tema che piace molto a loro, un qualcuno che ha i loro diritti, che ha le loro possibilità, un qualcuno che ha una cultura, che ha una storia. No, vedono come un povero, che se è povero meglio ancora perché ha più bisogno, e di conseguenza lo possono manipolare. E pensate che in Italia si fa fatica a parlare di legge sulla libertà religiosa. E dice sempre la Repubblica, anche il Rajasthan ha adottato una legge per la libertà religiosa. Prevede pene dai 2 ai 5 anni di reclusione contro chi porta avanti attività di conversione tramite frode e manipolazione. Noi sappiamo che come i monoteisti, come tutti quanti cristiani, tendono a frodare le persone.
Basta pensare che lo stesso cosiddetto Paolo di Tarso dice chiaramente: ma se io mento per la gloria di Dio, perché sono considerato peccatore? Perché l'importante non è creare società che si possono avanzare nella cultura, nella libertà, nei diritti degli individui, ma convertire le persone e sottometterle a Dio. E poi logicamente questa legge dice che la manipolazione è pericolosa, soprattutto quando viene fatta da chi dispone di soldi. Ma di fronte a questa legge sulla libertà religiosa, che va a tutelare i diritti dei cittadini a non essere frodati o manipolati, cosa succede? Invece, secondo il vescovo Ojral Devs di Jaipur, la capitale del Rajasthan, il rischio è che venga usata contro di noi. Allora, se uno non froda e se uno non fa manipolazione, sarebbe ben contento che la legge gli garantisca che nessuno può essere frodato o manipolato. E invece il vescovo della Chiesa Cattolica dice che la legge può essere usata contro di loro. Ma allora ammette implicitamente che il loro modo di agire può rientrare in questo caso. Dice sempre l'articolo: nel Karnataka, il 20 marzo scorso, la polizia ha arrestato 22 missionari cristiani accusando di aver invitato un villaggio a convertirsi per avere una vita più felice. Il tribunale li ha incriminati dei reati di offesa a sentimenti religiosi e turbativa della pace. Ed effettivamente è vero, perché tu non puoi pensare di andare in una società che bene o male ha un suo equilibrio, ha una capacità di cercare di andare avanti, dato che se tutti quanti guardano anche gli indicatori economici della condizione dell'India, sanno che è uno dei paesi il cui sviluppo sarà la chiave del futuro. Bene, e di fronte a persone che studiano, che si danno da fare, perché se voi andate anche nel campo dell'informatica, dell'elettronica, sapete che negli Stati Uniti fanno di tutto per accaparrarsi gli studenti o i ricercatori indiani. Bene, ci sono dei missionari cristiani che vanno nei paesi poveri e non dicono agli indiani: studiate, non dite vi aiutiamo a studiare o ad apprendere qualcosa o a svilupparvi o a farvi una cultura, no, li invitano a convertirsi per avere una vita più felice. E se questo non è un inganno, perché logicamente, come dicono i monoteisti, il loro regno, le ricompense le avrai nell'altra vita, cioè è una frode, perché se tu proponi qualcosa, devi proporre un qualcosa che sia misurabile, quantificabile in questa realtà. E siccome non possono proporre assolutamente niente, a loro interessa sempre sottomettere, fanno questo. E dice una cosa importante, dice: la religione braminica non ha la vocazione al proselitismo. Cioè, un induista non penserà mai di fare il missionario, di venire qui da voi nel dire ti puoi convertire, puoi diventare induista. E difatti, ricordo qui un particolare, dice Gandhi, non rinnegava l'induismo di sua madre, ma neppure gli attribuiva una superiorità. Il fatto per gli induisti di essere nati induisti o non stati induista non è che si sentono superiori o che si sentono meglio o che si sentono più belli, più intelligenti, votati al dominio sul mondo solo perché sono induisti. Dice: no, io sono induista, è la mia natura, è la mia civiltà, la mia cultura, e di conseguenza è mia, è la mia caratteristica, che non è né migliore né peggiore. Eppure, appunto, un cristiano, la prima cosa che fa, si sente superiore. Si dice che ha più meriti, che ha più capacità, il fatto che è sottomesso, sia capace di richiamare i peccatori, si sente in dovere, si sente nel diritto di dire agli altri cosa fare, cosa non fare. Si sente tranquillamente in grado di andare a dire alle persone: voi siete dei peccatori, voi siete indegni, voi dovete sottomettervi. E allora vedi, qui sta la grande differenza tra chi ha un pantheon politeista come gli induisti e chi ha una visione monoteistica, un'unica realtà appunto, che ha a che fare appunto con il monoteismo. Allora, poi cosa succede? Che in un paese che ha fasce di povertà come l'India, dice, sono le tensioni, ma certo non aiutano a placare queste fobie l'esibizione di denaro e la conversione di massa praticate con scenografie grandiose da alcune chiese protestanti. Perché appunto il fatto della scena, della scenografia è importante. Ma se voi pensate che la Chiesa Cattolica usa anche un altro sistema per favorire la conversione delle persone in India,
che è quella di dire: ma se voi vi fate cattolici, potete sempre prendere in appalto da noi, cioè la delocalizzazione delle messe per i defunti. E ora i bravi parroci locali possono raccogliere le messe qui, farle pagare a un certo numero di euro, e in India ve le possono far fare per qualche centesimo di euro. Logicamente sul plusvalore, sulla plusvalenza tra i costi e i ricavi, non si sa dove va a finire, o si sa benissimo dove va a finire. E questa è un'altra dimostrazione di come in realtà tutta la ritualità dei monoteismi ha solo lo scopo di favorire un qualcosa, cioè che è quella di sottrarre, di avere ricchezze. Se voi pensate anche alla campagna fatta dalla Chiesa Cattolica dell'8 per 1000 in Italia, si pone sempre sul fatto che ci sono sempre i poveri che devono essere aiutati. Ma poi, se noi andiamo a vedere i bilanci, se andiamo a vedere in realtà le cifre destinate a questo scopo, vediamo che sono cifre misere. E poi quando si parla per un cristiano di aiutare l'altro, non è l'aiutare l'altro, è il cercare di sfruttare la povertà o il disagio degli altri per sottometterli. E questa è una caratteristica. Proprio perché dicevamo, tutti quanti i cristiani, tutti i monoteisti, ebrei, musulmani, cristiani, cattolici, hanno questa tendenza. Se voi pensate che anche in Europa si arriva al fatto che sacerdoti possono attaccare dei politici solo perché rivendicano il diritto delle donne di avere la loro libertà. Ed è successo che un prete che lavora per Radio Maria in Polonia, radio che logicamente di mezzi ne ha, disponibilità ne ha, gli hanno attribuito una registrazione in cui dice, parlando delle donne che fanno aborto, perché logicamente per i cristiani hanno sempre il concetto che la donna lo faccia perché è scatenata sessualmente, e poi per una donna abortire sia una cosa insignificante. In realtà sappiamo sempre che è sempre un trauma, ma questo loro non interessa, perché le donne che dispongono anche del diritto di abortire per loro sono sempre malvagie. Gli hanno registrato questa frase: questa donna è una strega, e se per uccidere le persone sarebbe meglio offrirsi per prima. Anche qui rientra sempre il concetto che deve essere fatta giustizia tramite la violenza, tramite l'imposizione. E allora, pensate poi che sempre in Polonia c'è la discussione, un paese importante, in cui si stanno avvenendo tentativi di imposizione di leggi cristiane in maniera decisiva. C'era stato qualcuno che andò a criticare la First Lady per essersi lasciata ingannare dal comitato promotore della petizione sull'aborto. E vedete, già il fatto che uno dica ti hanno ingannato, perché loro hanno la verità, ma una persona non può liberamente scegliere, valutare le cose, no, perché per loro le persone sono sempre insufficienti, inadeguate, e se non sono sottomesse sono persone che vengono ingannate, cioè non si è capaci di valutare, di accettare l'opinione diversa. Se la moglie del primo ministro dice e sottoscrive le tesi del comitato promotore della legge sull'aborto, lo fa perché conosce la condizione femminile, lo fa liberamente. No, non può accettarsi che con la propria intelligenza qualcuno scelga un qualcosa che vada contro le predicazioni criminali di Cristo. No, bisogna sempre sottomessi e sempre la sofferenza. Ma c'è anche un'altra cosa che noi dobbiamo comprendere, che il monoteismo è un problema a livello mondiale. La nostra cultura, la nostra attualità lo dimostra. Però non dobbiamo pensare che un monoteismo sia meglio dell'altro. In realtà in ogni parte del mondo, anche dove i monoteismi sono più forti, pensate appunto, ci presentano un monoteismo buono che sarebbe quello cattolico, uno cattivo che è quello islamico. In realtà tutti i due monoteismi, che siano ebraici, cristiani, musulmani, sono cattivi. Ma in ogni parte del mondo esistono persone che con gradazioni diverse, con intelligenze diverse, con esperienze diverse, affrontano e lottano contro il monoteismo. In questi giorni si parla molto di un paese come il Pakistan. Si racconta che sarebbe in mano agli estremisti. In realtà, anche lì, c'è qualcuno che comincia a lottare, e non da adesso. Perché io ricordo che molti anni fa abbiamo accennato al fatto
che un sacerdote musulmano, diciamo così, avesse fatto un opuscolo contro Allah. Fu condannato, però già era la dimostrazione che se c'era qualcuno che cominciava a criticare la figura di Allah era positiva. Però in questa situazione in cui si presenterebbe in Pakistan un paese in mano agli estremisti, leggiamo sulla Repubblica di mercoledì 11 luglio un articolo che ci dice: Mohsin Hamid, autore del fondamentalismo riluttante, ridimensiona, solo il 10% vota per gli estremisti. Il paese, fra virgolette lo dichiara lui, non è in mano agli estremisti. La gente non si è schierata con i ribelli, anzi era preoccupata per il rischio anarchia per una deriva ghafana. Dice, viene fatta questa domanda a Mohsin Hamid. E i raid contro i bordelli, la radicalizzazione religiosa non la preoccupano? Risponde, sono episodi che piacciono molto ai media occidentali, mentre nessuno racconta dei centinaia di quartieri a luce rossa di Lahore o dei programmi in TV con travestiti e gay. L'alcol in teoria proibito, ma centinaia di persone nei villaggi muore di alcolismo. Qui muore anche, perché logicamente di alcolismo, perché la qualità di quello che circola non è certo della migliore, perché la legge islamica lo vieta. Dice comunque, andando a certe feste underground, sembra di essere ad Amsterdam, insomma c'è un processo di secolarizzazione in atto, solo che nessuno ne parla. Perché qualcuno fa comodo di dire, ma guardate, ed è anche il sistema che utilizzano i cattolici, vedete, gli islamici sono tutti compatti, tutti sottomessi, tutti inquadrati, tutti pronti per le crociate. In realtà, anche nel mondo chiamato islamico, esistono in tutti i paesi islamici, e non da adesso, perché i fenomeni sono, per chi ha seguito quella realtà sa che sono ampi, fenomeni di persone laiche. E allora noi dobbiamo imparare a dire, non esistono i monoteisti buoni cattolici e i monoteisti cattivi islamici. Noi dobbiamo dire, i monoteisti, che siano ebrei, cristiani, musulmani, sono un pericolo per l'umanità. Di conseguenza, tutti quanti, al di là della loro collocazione geografica, che in qualche maniera, e tra cui appunto questo autore che cerca di dire, guardate che la gente non è così stupida da sottomettersi alla follia del monoteismo islamico. Tutte quelle persone in tutte le parti del mondo che sono pronte a combattere, a impegnarsi sul discorso di fermare il monoteismo, e non possiamo dire fermate quel monoteismo, devo dire fermiamo il monoteismo in tutte le sue varianti. Allora, se nei paesi islamici c'è qualcuno che ha questo coraggio, che ha questa forza, che si dà da fare, motivo in più per noi che alcune libertà ci sono ancora garantite per riuscire a fare qualcosa che impedisca al signor Ratzinger di diventare un qualcosa di diverso, che oltre a essere il dominatore del Vaticano diventi anche il dittatore dell'Italia, anche se molti politici sarebbero ben contenti che questo qua avvenga e ci sia. Ma prendiamo anche un altro esempio. C'è un libro che è uscito, che è della Cairo Editore, che parla dell'ultimo tabù: amare Dio e una donna, il dolore dei sacerdoti lacerati dal sentimento. E gli autori Gorbi e Galeazzi fanno parlare i religiosi che vivono relazioni vietate. Come vedete, dove esiste questo problema? Perché lo diceva anche nella sua opera Dio non è grande, Ibsen, diceva, ma strano questo Dio dei monoteisti, che ce l'ha sempre così tanto con gli organi genitali. Gli ebrei che si circoncidano, i musulmani che si circoncidano, la campagna sulla masturbazione, sul controllo del sesso, della sessualità dei cristiani. È un qualcosa di strano questo Dio, proprio così quasi paranoico, che si vada così tanto a interessare con l'organo genitale. Tra l'altro, se questo Dio creatore per i cristiani, che avrebbe creato il mondo, che avrebbe fatto l'uomo, vabbè, è una panzana, è una barzelletta, prendiamola così, se all'improvviso si è accorto che ha creato un fallo, che ha creato un organo sessuale, e deve dire ai suoi seguaci, ma dateci un taglio. Ed è quello che stanno facendo. Logicamente questa è una cosa che rientra fra le categorie del cretinismo. Sì, pronto? Ciao Francesco. Ciao. L'ultimo tabù. Dicevo, quello è il titolo, l'ultimo tabù. Si chiama esattamente Marco Corbi e Giacomo Galeazzi, l'ultimo tabù, Cairo Editore, pagina 236,14 €. Dunque, l'ultimo tabù, Marco Corbi. Sì, Corbi, sì. Corbi, e Giacomo,
Corbi come Como, sì. Come Bologna? No, Marco Corbi come Como. Sì. E Giacomo Galeazzi, L'ultimo tabù, Cairo editore, pagina 236,14 €. Ed è appunto un'inchiesta su, proprio sul discorso delle, dei preti che una volta tanto invece di pensare ai bambini pensano a una sessualità normale. Giacomo Galeazzi? Sì, esatto. Scusa un attimo. Sì, sì. Editore? Cairo editore. Ah, KM. Cairo. Cairo. Sì, come la città di, del Cairo. Ah, ho capito. Mm. L'ultimo tabù, Marco Corbi. 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 Vedo perché qua sono Giacomo Galeazzi, Cairo Ed. Sì, perfetto. Perfetto. Buona lettura, poi se saprei dire. Grazie. Mm. Bene. Buona continuazione. Ciao. 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 Sì, le linee sono aperte, 049-700-700-049-700-838. Ma vogliamo anche dare un esempio di una cosa d'attualità che ha dato la dimostrazione incredibile di come si possa arrivare a fare degli scandali sul nulla. Sapete che a Rovigo è successo che alcuni ragazzi hanno giustiziato, chiamiamolo così, il Gesù, il crocifisso, che era all'interno del loro istituto. Alcune televisioni ha detto fa non vi trasmettiamo queste immagini così violente, abbiamo preferito evitare per non sconvolgere le persone. Io penso che ci siano altre scene che siano più terrificanti. Io penso che quando vediamo delle persone che muoiono sotto le bombe o che muoiono per delle bombe, o quando delle persone muoiono in queste maniere così atroci, quelle siano scene che noi dobbiamo vedere e che non dovremmo vedere, che dovrebbero sparire. Ma questi ragazzi che hanno fatto nulla di, niente di particolare, perché se non sbaglio il Gesù che loro hanno giustiziato, che hanno finito, nelle sue opere, nella Bibbia, dice sempre, ma se trovate, soprattutto nell'Antico Testamento, se trovate gli altri popoli che adorano i loro dii, le loro divinità, uccideteli, massacrate, spezzate i loro tempi. Ma addirittura in alcune parti, appunto della Bibbia si è detto ma se vostro fratello, se vostra sorella, se vostra madre, se vostra moglie, se il vostro amico vi dice adoriamo altri dei, vi dicono di adorare il sole e la luna, non abbiate pietà, uccideteli. Certo che sapete, di fronte a queste prescrizioni che sono nella Bibbia, che vengono esaltate, in cui si impone ai ragazzi di andare all'ora di religione e persone che gli esaltano le caratteristiche che bisogna applicare alla Bibbia, che è fondamentale rispettare la Bibbia, che la Bibbia è un modello. Cosa possono fare questi ragazzi se la Bibbia mi dice che un simbolo religioso, che poi il crocifisso non è un simbolo religioso, è un'imposizione così, è uno strumento di tortura, se delle persone dicono questo nel loro libro sacro, che dovrebbe essere il fondamento della nostra cultura, che si può prendere un simbolo religioso, un tempio, qualsiasi oggetto, un palo sacro e può essere distrutto. Perché vi meravigliate se facciamo questo col crocifisso? Eppure, cosa succede? Crocifisso umiliato, carabinieri a scuola. E poi si scopre, si tira fuori questa mania, dice che il video era disponibile. In realtà questo video non era su YouTube, è stato trovato sui computer e sui telefonini dei ragazzi. Però bisognava sempre dare questa immagine di cose cattive. E pensate che per questi ragazzi, che non hanno fatto assolutamente niente, perché cosa c'è di particolare, di fronte a un Dio che era sul crocifisso, un Dio che ha trovato giusto che tutti i primogeniti d'Egitto morissero, che venissero sgozzati dall'angelo del Signore e che tutti quanti ogni anno chi è un buon cattolico festeggia, vabbè, ha detto se la nostra religione è questa, se quello che ci viene propinato è questo, se quello in cui il ministro dell'istruzione vuole che noi impariamo, lo mettiamo in atto e siccome gli unici simboli religiosi che possono essere esposti in un luogo pubblico sono questi, noi cosa facciamo? Provvediamo, ci alleniamo con questo. Eppure c'è stato proprio il can can can, c'è stato lo scandalo. E questo proprio dimostra il come si cerca a fare delle cose incredibili, come si cercano a creare dei casi che non ci sono. In fondo, cosa hanno fatto questi ragazzi?
non ha fatto assolutamente niente. D'altronde, a mio avviso, è meglio che abbiamo fatto questo che andare all'ora di religione. E così forse capiranno della reazione che l'ora di religione è pericolosa proprio perché così vengono attaccati. Ma c'è anche un'altra cosa su cui ormai ci si diverte, e che sono le presunte, le cosiddette minacce a Bagnasco. Allora, appena qualcuno in qualche cesso in giro per l'Italia gli scivola un pennarello o la penna e scrive bam, dice subito nuove minacce a Bagnasco. Leggiamo dal Corriere della Sera di lunedì 9 luglio 2007. Genova. Nuove scritte minacciose su Bagnasco. Scrive il Corriere della Sera. L'arcivescovo di Genova e presidente della CEI Angelo Bagnasco, sempre sotto scorta, ha partecipato alle celebrazioni della Madonnina dell'Acqua in Val Brevenna, nell'entroterra genovese. A guastare il clima di devozione, ancora una volta sono scomparse scritte insultanti contro il vescovo e contro il papa. Una serie di minacce: Bagnasco gay, morte a Bagnasco, morte agli assassini, fischi al vento, sono state tracciate nella notte tra sabato e domenica. Dove? Sui muri di un capannone industriale in località Molino Vecchio, lungo la statale che porta al santuario. Gli autori hanno usato spray rosso e hanno firmato con la stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. Un automobilista ha avvertito i carabinieri. Dopo i rilievi, le scritte sono state cancellate. Gli investigatori mettono in relazione alcune scritte anche con la tensione intorno al processo in corso a Genova sui fatti del G8. I responsabili non possono essere persone della Val Brevenna, dice il parroco Don Borgatti, rammaricandosi di non aver fatto la guardia la notte, altrimenti li prendevo. Bello anche questo parroco che vorrebbe fare la guardia. Dopo non so cosa avrebbe fatto se avesse preso questi scrittori. Ma la roba che è divertente, che non è che abbiano riempito un paese, che abbiano riempito qualcosa, ma qualcuno è andato una notte sui muri di un capannone, cioè, e di conseguenza pensiamo che mobilitazione c'è stato, e ha fatto queste scritte. Logicamente, tutti i capannoni che abbiamo nel Veneto non ho mai visto scritte contro Bagnasco. Strano. Sarebbe quasi da dire, ma come mai i capannoni che avete a Genova sono meno del Veneto? Eppure scritte contro Bagnasco non sono mai comparse in Veneto. Ma sai, io direi strano però questo comportamento di questa gente così agguerrita che fa scritte così cattive, ma in fondo cosa hanno detto di particolare? Poi sai, il fatto stesso che le minacce, disse Corriere della Sera, sono Bagnasco gay, morte al papa, morte a Bagnasco, morte agli assassini, fischi al vento. Se non comparsi in un solo luogo lungo il percorso, ci darebbe da pensare. Sai, mi fa pensare ad alcuni ritrovamenti di presunti resti di satanisti che poi non erano resti di satanisti ma che erano altre cose. Bene, e questa dà anche la dimostrazione di come si creano certe situazioni. Poi viene fuori che le minacce spedite a Bagnasco sono state spedite da qualcuno che voleva vendicarsi e attribuire la colpa a qualcun altro. Poi si scopre che le lettere, le presunte lettere di minacce partite da trovate alla Lioce non esistevano e che quei documenti erano stati portati, quella carta portata da una situazione religiosa. A questo punto ci sono troppe cose che girano male. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao. E per Bagnasco, così che se puoi fare un commento prima esterno alla sua persona. Altro che scelta terapeutica, abrogare la sanità pubblica in potere di dottori, di ufficiale, pratica e psichiatrica, la sanità medica ti arbitra e ti mette in una carosella mentre ti prende la salute, la psichiatra ti prende la proprietà, bisogna curarsi con gli uomini di medicina e chi risponda di fronte alla legge quando gli fa i semi, no Bagnasco o chi sia, chi va in chiesa a pregare si vuole, no qua. Va bene, perfetto, ciao, grazie Alessandro. No, difatti appunto io dico ogni tanto i monoteisti possono anche essere monoteisti, si ritrovano all'interno delle loro strutture e fanno il cavolo che vogliono, l'importante è che non siano danno alla società, lasciamoli appunto fuori. Ma come vedete ci sono sempre dei segnali che sono abbastanza chiari. Sì, pronto? Francesco, ciao, sì, sono ciao. Andrea da Bassano. Pronto? Sì, dimmi pure.
sì, ciao, no, volevo dirti, guarda, è proprio normale che i giornali perdano tempo nel scrivere queste cose sulla chiesa, sui preti, cioè non so se hai dato un'occhiata in questi giorni a un prete che ha fatto un incidente col furgone, cioè, sì. Hanno perso 3 giorni per scrivere questa cosa. Cioè, poi, ma tra l'altro lui ha detto che si è salvato perché ha intervistato la Madonna di Montaverco. Sì, in realtà, cioè, a parte l'alcol test che fanno a tutti noi o tutti i controlli dei viaggiatori che dovrebbero, penso, farglielo anche al prete, cioè al di là di questo... Voi mettere in dubbio la capacità? Vuoi mettere la sua capacità, cioè è lo Spirito Santo che lo guida, può darsi che sai lo Spirito Santo fosse anche ma di qualche... Guarda, forse ti dico, adesso anche lo Spirito Santo magari dovrebbe essere soggetto a queste cose, tipo a questi controlli, però al di là di questo, quello che volevo dire è che è normale che la stampa perda del tempo nel scrivere cose di una, cioè di un'importanza relativa, sì. Diciamo. Vabbè, c'è stato questo incidente, punto, cioè non è successo niente, fortunatamente, cioè di qua e di là, però in tre giorni che io leggo il giornale e ancora sto prete in mezzo al giornale, questo furgone mezzo rotto che forse non doveva neanche guidare perché aveva mezza patente, non tutta, e quindi non c'è niente di cui stupirsi, cioè è piuttosto normale, la stampa italiana è così, cioè... Si sa che la libertà di stampa, siamo, non so se sotto il Bangladesh, cioè tipo al 53esimo posto come libertà di stampa, quindi cioè, non c'è tanto di cui sorprendersi, perciò ti dico, rimani sulla normalità di quello che è la cosa. Va bene, complimenti per la trasmissione. Grazie Andrea. Continua sempre così. Ciao. Ciao Andrea, grazie. Va bene, ma sì, difatti questo con Andrea si riferiva a un fatto che è successo nel Bassanese e tra l'altro appunto hanno messo addirittura, se non sbaglio, la foto a colori in prima pagina del giornale di Vicenza. Sì, pronto? Pronto, ciao. Sono Alberto. Ciao. Telefono dall'auto. Sì, e voi ti parli per telefono o mi senti? Ma non so se dà fastidio. No, per fortuna non dà fastidio. Io ti sento per telefono perché ho abbassato la radio, sì. Perché so che c'è un riverbero fastidioso, perciò... Mi senti adesso? Sì, sento bene. Devo dire che mi trovo... è un po' che ti ascolto. Sì. E devo dire che mi trovo in una posizione piuttosto, come dire, per me inconsueta. Perché? Per me è inconsueta perché io non sono uno di quelli che i nostri nonni chiamavano basabanchi. Sì. Sicuramente non mi riconosco in questa categoria. Sicuramente non sono un cattolico praticante. Sì. Sicuramente penso che l'ultima volta che sono andato in chiesa credo che sia stato quando forse la comunione di mio figlio. Però non ti nascondo che tutti questi discorsi che ho sentito fare in radio mi hanno lasciato un po', come dire così, un po' pensieroso e interdetto. Beh. Devo dirti che capisco la volontà di provocare una qualche genere di reazione. Non c'è volontà di provocare. Una qualche genere. Non c'è volontà, scusami, senti? Non c'è volontà di provocare. Certo, ma io non parlo di provocazione in termini negativi, ne parlo in termini positivi, sì. Voglio dire, io dico delle cose perché la gente poi ci pensi su quello che ho detto, da questo punto di vista dico provocare, sì. Però nonostante io, devo essere sincero, sono su quello che ho sentito dire da te, ma anche dagli altri che sono intervenuti, quasi del tutto in disaccordo, ma posso anche, come dire... Non voglio dilungarmi molto su questo punto qui. Devo dire che per quanto riguarda quel fatto, e perciò la mia telefonata la leggo a questa cosa qui, perché così senti anche un'altra campana, su quel fatto di quel gesto di quei ragazzi di Rovigo che hanno distrutto il crocifisso. Sì. Provo che io ho visto il video. Devo dirti che nonostante, come ti ripeto, io... Non... Beh, il video non è su internet, c'è soltanto quello del TG5. Sì, ho visto un video censurato. Diciamo, quelle poche immagini, diciamo, sì. che hanno dato. E, poi c'erano i fotogrammi in qualche giornale, così, insomma, da cui trasparivano un pochettino la situazione.
Devo dire che io ho, ho avuto un sentimento molto sgradevole a vedere quell'immagine. Perché? Ho avuto un sentimento sgradevole come ho avuto un sentimento sgradevole quando ci sono stati dei fatti accaduti nelle nostre città in cui hanno rotto le lapidi che... È un'altra cosa. Cioè, le lapidi nelle città sono un fattore che appartengono alla comunità e su lì non vanno rispettate, ma se all'interno di una scuola metti un simbolo del genere, è giusto che chi vuole una cultura se ne possa anche liberare di questa cosa, insomma. Però io dico anche un'altra cosa, che siccome io, e finisco il discorso che facevo prima, ho visto sui giornali più che altro fatti in cui come per esempio venivano, come ti dicevo prima, distrutte delle lapidi. Ma è un'altra cosa, è un'altra cosa. Se mi permetti di finire. Sì, no, finisci. Dopo, vai pure. Che venivano riconosciute come un simbolo di qualcosa o comunque di una propria aspirazione, di una propria inclinazione culturale, di una propria, anche per passate esperienze, di una propria così costruzione nel tempo, insomma, sì, di esperienze personali. Così come, ripeto, quella volta io devo dire ho avuto questo sentimento sgradevole nel vedere questo fatto, proprio perché si mancava di rispetto a delle persone, cito per esempio i partigiani, eccetera, che avevano fatto alcune cose nella loro vita importante, sì, così devo dire ho provato lo stesso sgradevole sentimento nel vedere quelle immagini. Non sono la stessa cosa. Beh, insomma, io... Sì, comunque vai pure avanti. Io da questo punto di vista certamente non sono la stessa cosa, però potrei per esempio dire che per certi versi, il crocefisso che è stato esposto nelle scuole non è solamente, secondo la mia opinione, ovviamente, sì, per carità, non voglio convincere nessuno, non faccio il missionario, è altrettanto vero, secondo la mia opinione, che questo crocefisso che è esposto nelle scuole non ha solamente una valenza religiosa, ma anche una valenza culturale. No, cioè, assolutamente non ha nessuna valenza culturale. Mi spiego meglio cosa intendo dire. Intendo dire che da quella esperienza, che è stata un'esperienza religiosa... No, io ti posso ti dico subito, guarda, se ci fosse una lapide dedicata a un fascista e a un partigiano che viene distrutta, io sono contrario, perché quelle sono persone che sono morte, che avevano un ideale, che si possa condividere o non si possa condividere, sono persone che avevano una loro volontà e un loro desiderio. Di conseguenza vanno rispettate in quanto persone. Io, ad esempio, sono contrario a certe guerre, ma ad esempio... I ragazzi che sono morti nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, che sono andati sotto perché hanno avuto la cartolina, quei sono momenti che andrebbero ricordati, conservati e mantenuti, anche se ero contrario a quelle guerre e sono contrario alla guerra. Dicono, erano persone che avevano la loro vita e una loro storia. Il crocifisso è solo un'imposizione che non significa assolutamente niente. Io sono educatamente in disaccordo con te. Perché quando io vedo un monumento ai caduti, so che quelle erano persone che avevano una vita e che sono battute per un ideale che si può anche non condividere o condividere, ma erano persone che avevano una storia, che erano una comunità. E io quando passo per certi piccoli paesini che vedo i monumenti della prima guerra mondiale con centinaia di nomi o decine di nomi trascurati, quelli appartengono alla mia storia, al di là che quella fosse una guerra sbagliata. Certo, ma il crocifisso non mi appartiene. Ma io su questo non ne avevo dubbi. Devo dire però che dal mio punto di vista, da quell'esperienza religiosa... Non è uscito niente. Si è passati nel tempo e nei secoli... No, è solo stata una negativa. ...di maturazioni. No, non si è maturato assolutamente niente. Solo la sottomissione, solo mettere le persone sottomesse e basta. Mi dispiace, ma sono completamente disaccordo perché mi sembra una posizione troppo... troppo radicale, perché ci sono state nei secoli tutta una serie di eventi che hanno... Ci sono state milioni di persone, miliardi di persone uccise per il crocefisso. Certo.
Ecco, miliardi di persone. Questo, e di conseguenza il crocifisso è un simbolo, è un simbolo di morte, è un simbolo di imposizione che viene imposto e di conseguenza noi dovremmo liberarci. Come un qualcosa di negativo, di veramente negativo e di tossico, dovremmo tirarlo via. Come si tirano via le siringhe dei drogati, si tira via il crocifisso in quanto rappresenta un veicolo di infezione. Io sono cortesemente ed educatamente completamente in disaccordo, concedimelo. Perché se una persona è morta, tu facevi l'esempio dei lapidi, se una persona è morta perché aveva degli dèi, anche se non se lo condividono, è morta perché aveva un riferimento, aveva una forza, aveva un'energia che non si poteva condividere. Gesù chiede solo la sottomissione e chi ti propone il crocifisso dice solo devi inchinarti, sottometterti. Guarda, perciò io parlo della mia esperienza. I partigiani sparavano ai fascisti, i fascisti sparavano ai partigiani e nessuno dei due aveva la superiorità, era solo la capacità militare e la volontà con cui si combatteva. Di fronte a Gesù tu sei soltanto un peccatore. Guarda, io da questo punto di vista, come ti ripeto, la mia esperienza personale certo non si può accreditare ad un cattolico praticante. Sì. Devo dirti però che la mia convinzione personale è che da quel simbolo che tu in questo momento hai identificato con le parole che hai detto, dal mio punto di vista, da quella volta a adesso c'è stata tutta una serie di eventi. In negativo, in negativo. È il fatto che sono 2000 anni che ci sta sulle scatole e che dobbiamo liberarcene, altrimenti i crocifissi distruggeranno quel loro peso la società, la cultura e la civiltà. Come... Non vorrei occuparti troppo tempo. No, ma io ho 2 minuti, purtroppo solo 2 minuti, sono ti terrei ancora in linea senza problemi. No, ma comunque insomma, io volevo solo concludere il mio pensiero dicendo questo, che ricollegandomi a quello che dicevo prima, che secondo la mia opinione sono venute talmente tante, alcuni fatti importanti, collegabili e riscrivibili a quel simbolo, che non hanno nulla a che fare con la religiosa. No, hanno a fare solo con la religione della sottomissione. Ma che, secondo me, hanno contribuito a costruire, diciamo così, la società. No, l'hanno soltanto demolita, compromessa e alterata. Ha un sacco di difetti questa società, ma ha contribuito ad arrivare a determinati risultati a cui siamo arrivati adesso. No, sì. Siamo arrivati a ma piano, non sempre i risultati sono positivi. Certo. E nell'unico caso in cui una qualcosa diventa negativo è il caso del cristianesimo, del crocifisso, perché tutti gli altri almeno avevano una visione del mondo che potevi combattere. Gesù dice che devi anche rinunciare a combattere contro di lui e che se tu combatti contro di lui sei un posseduto, di conseguenza lui ti può scacciare nei maiali e di conseguenza significa che fa passare un concetto molto pericoloso, perciò ci possiamo liberare tranquillamente del crocifisso. Le persone poi ragionano anche con la loro testa. Gesù ti tira via anche la tua testa, il tuo cervello, il tuo cuore, ti tira via anche tuo figlio, come dice ad Abramo, uccidimi tuo figlio, perciò è molto pericoloso e quei ragazzi hanno capito, hanno fatto quello, quei ragazzi hanno fatto a crocifisso quello che Gesù ha fatto a miliardi di persone. Bene, è stato ricambiato con lo stesso comportamento. Io anche qui devo dissentire, ma d'altronde ho capito che se andiamo avanti continuerò a dissentire. Comunque ti ringrazio bene, per la schiettezza. Bene, mi dispiace, ma ho solo un minuto e di conseguenza. Non preoccupare. Bene, grazie. Ciao, grazie a te. No, difatti purtroppo sono già alle 20, Stefano è già qui pronto per la trasmissione. Mi dispiace per chi vorrebbe intervenire, per chi avrebbe molte cose da dire. E sul crocifisso sarebbe molte cose da aggiungere, però torno a ripetere, le persone hanno delle idee, combattono e possono essere fermate. E nella nostra storia non c'è mai stato un problema a fermare un dittatore. Gli stessi romani di fronte a un imperatore come Giulio Cesare, c'è stato chi, pur Giulio Cesare dicendosi figlio di Dio, l'hanno accoltellato. Bene, nessun cristiano sarebbe disposto di fare altrettanto verso il loro Dio, perciò il crocifisso rappresenta qualcosa di di negativo, di pericoloso, che deve essere tolto dalla circolazione. Quello che i ragazzi hanno fatto con il crocifisso sono 2000 anni che il crocifisso lo fa al nostro pianeta. Bene, ciao a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. Ricordo che questa sera siamo a Monte Grotto Terme, pub in Bolk, in via Aureliana. Ciao.